Buongiorno a tutti da Corriamo, la rubrica dedicata alla corsa, a chi ama correre, a chi sogna di cominciare a farlo. Buongiorno ai nostri runner telespettatori e buongiorno a Migidio Burifa, ospite di oggi. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. È un piacere averti con noi. A questo punto, prima di parlare con lui, quattro volte campione italiano di maratona, diamo spazio al nostro sommario emozionale tra la Strongman Run, corsa a Bibione sabato, e il giusto omaggio a un campione del calibro di Ali e Gabriel Sidassi. Benissimo, ci siamo divertiti tantissimo a correre a Bibione. E abbiamo salutato soprattutto Haile Gebrselassie, che ha corso a Manchester la sua ultima mezza maratona in carriera, dopodiché ha annunciato l'addio alle corse, addio alle gare più che alle corse, visto che ha detto che la corsa è la sua vita e non farà mai a meno della corsa. In Italia invece parliamo di risultati e andiamo a raccontare cosa è successo in Valtellina, dove sono stati assegnati i titoli giovanili di corsa in montagna. Beatrice Bianchi e Daniele Pattis sono i campioni allievi, Nadia Battocletti e Alan Cavagna i migliori tra i cadetti. A Verona invece si sono corsi i campionati assoluti master di ultra trail, 45 km. Primo Stefano Fantuzzi in 4 ore 19.01 davanti a Edimaro Donnini. Tra le donne, vittoria di Elisa Borzani davanti a Isabella Lucchini. A questo punto, raccontati i risultati della montagna, io chiamo in causa il nostro ospite, Migidio, che ha cominciato con la montagna per poi passare alla strada. Assolutamente sì, essendo bergamasco, chiaramente le montagne che ci circondano hanno permesso di iniziare questa attività proprio con la corsa in montagna. Corsa in montagna che mi ha formato sotto l'aspetto caratteriale e di forza, per poi proseguire e avvicinarmi piano piano al mezzo fondo e poi passare alla maratona, che è quella disciplina che mi ha dato più soddisfazioni. Tu adesso hai lasciato le corse anche tu come Gebre, però ti sei regalato quattro titoli italiani e tantissime soddisfazioni, una carriera anche piuttosto lunga. Sì, una carriera lunga, è iniziato tardi, a 30 anni, a fare la prima maratona, quindi ho fatto un percorso diverso da tanti altri che mi ha portato a vincere il mio quarto titolo italiano all'età di 43 anni, quindi era giusto abbandonare anche perché le stagioni si facevano sentire e la concentrazione diventava sempre meno, oltre all'affatto fisico, che poi chiaramente il passaggio degli anni comporta un abbassamento delle prestazioni. Questo è fisiologico. Però non hai smesso di correre, sei finito nel deserto e continui a regalarti delle soddisfazioni, almeno per divertirti. Assolutamente sì, come Gebre la passione ce l'ho dentro, quindi non smetterò di correre sicuramente, è una passione enorme e questo mi ha portato ad una disciplina diversa, che è quella della maratona, che è appunto il trail running, dove c'è la possibilità di correre in mezzo alla natura in condizioni diverse da quelle che sono del maratoneta, legato molto al ritmo, perché il maratoneta soprattutto ad alto livello deve sempre controllare i secondi, i chilometri al secondo, quindi diventa anche abbastanza stressante sotto l'aspetto di preparazione e poi soprattutto in gara. Perfetto, tu hai cambiato teatro dalla montagna alla strada, ai deserti, di nuovo i boschi, e noi cambiamo teatro dalla strada e dallo sport, ci spostiamo a teatro, appunto. Valeria Palumbo ha incontrato Elizabeth Hannibal, che con il suo teatro Alta Luce manda in scena a Milano in questa settimana lo spettacolo Ripercorrere. Lei, oltretutto, è ovviamente una runner. Sentiamo cosa ci racconta. Io sono Elisabetta Annable, sono la direttrice di Alta Luce Teatro, che è uno spazio teatrale sui Navigli. Ripercorrere è un progetto teatrale, uno spettacolo sul mondo dello sport e specificatamente sul mondo della corsa. Io sono una maratoneta, ho corso varie maratone, la maratona di New York, la maratona di Boston. Quando corro io ripasso i copioni, studio, faccio memoria di quello che poi devo andare a portare sul palco. Infatti qualche volta penso che la gente si chieda cosa fa questa pazza che è con il copione sotto braccio, che ogni tanto se non si ricorda la battuta mi fermo proprio a riguardarla sul copione. Però funziona, a me serve ed è un modo che mi piace staccare la testa e inserirmi nel mondo dell'allenamento fisico, per cui del benessere fisico, ma nello stesso tempo di
allenare la mia mente. Mi piace tantissimo unire questi due ambiti, che poi sembrano così agli antipodi, ma non lo sono. Il mondo del teatro, il mondo della palestra, cerco di... ho portato teatranti in palestra per vedere com'è, per provare, per allenarsi, e anche da insegnante, perché insegno teatro in questo spazio, utilizzo molto la corsa, utilizzo molto lo sport per allenare gli attori a diventare attori. Bene, Annabelle recita di corsa e insegna teatro in corsa. Noi in corsa andiamo al parco e vediamo Fulvio Massa chi ha fermato e quale difetto ha trovato. Tutti corriamo, ma siamo sicuri di farlo nel modo giusto? Andiamo a vedere. Senti, mi fa strano vedere una persona che corre bene così, ma ha un'imperfezione sulla caviglia sinistra. Perché quest'estate hai ragione, ho avuto dei cedimenti, continuo a prendere sforzo, forse non sono ancora... Ancora un po' imprecisa, un po' imperfetta. Precisi. Facciamo due passi e ne parliamo. Andiamo, dai. Lucrezia ha una bella corsa, simmetrica, bilanciata. Purtroppo ha preso troppe storte alle caviglie destra e sinistra negli ultimi mesi. Questo denota una situazione di debolezza che può creare sicuramente una mancanza di elasticità nell'ultimo treno della spinta. Quindi deve lavorare su quel segmento di esercizi chiamati di ginnastica propriocettiva. Bene, in coda alla nostra giornata scopriremo gli esercizi dedicati a Lucrezia, ma consigliati anche a noi. Migidio, tu quali problemi hai dovuto combattere in carriera? Ma fortunatamente non ho avuto mai grossi infortuni, dovuti anche alla mia leggerezza e alla mia corsa neutra. Mi ha permesso di evitare grossi infortuni, se non le classiche infiammazioni, soprattutto a livello tendineo, quindi tendine d'Achille, ginocchia, ma robe non pesanti, ecco. Bene, questa è fortuna anche. Noi passiamo al calendario, perché sarà un weekend assolutamente ricco per chi ama correre. A Grosseto scatta l'Europeo Master, riservato a chi, come me e Migidio, ha superato i 35 anni. Sabato si corre la 10K a Monza, invece domenica a Firenze spazio alla DJ10, corsa e divertimento. Il divertimento resta sempre un elemento fondamentale. Si va di corsa anche a Roma con la Race for the Cure, ma vediamo il calendario video non appena finiamo di vedere la grafica. 2, 1, Robust! Lincoln! Correre a Monza Michel deve essere straordinario. Mentre scorre la grafica, vi consigliamo anche un giro a Montisola nel caso. Sul lago d'Iseo, una corsa assolutamente rilassante alle 9 del mattino in un panorama eccezionale. Se non volete correre o dopo aver corso, si può fare anche un giro all'Arena di Milano, dove sabato, tra le 7 e le 19, Akidoku tenterà un'impresa assolutamente speciale. Girare per 12 ore senza pause sulla pista con la sua carrozzina di uso quotidiano. L'ultimo giro sarà accompagnato dal piccolo Guido Severnini, che percorrerà la pista con il suo deambulatore per battere il record insieme ad Aki. Noi di Corriamo siamo assolutamente con loro e crediamo valga la pena andare a fare il tifo, perché fare il tifo è importante a volte tanto quanto correre. Migidio, tu, noi a questo punto passiamo dall'arena e dal tentativo di record alle scarpe, perché è il prossimo servizio. Ai consigli per le scarpe, però uniamo spesso il consiglio su come si sceglie la scarpa. Come si sceglie la scarpa, ti chiedo.
Beh, la scelta della scarpa è diventata sempre più importante. Oggi ci sono parecchi negozi tecnici da quale affidarsi a persone che conoscono gli appoggi e la fisionomia del piede, quindi in base al proprio appoggio, se è neutro, se è supino o... Insomma, il concetto in base all'attività dell'appoggio del piede gli si consiglia una scarpa adeguata alle caratteristiche fisiche in base al peso, all'altezza, alla tipologia di atleta, se è un professionista, se è un amatore o se è un camminatore. Perfetto. E noi invece andiamo a vedere quindi la scarpa della settimana trattata da Soul Running. Dalla Nimbus passiamo immediatamente a Doc Run e quindi a Lucrezia, gli esercizi. Mi raccomando Lucrezia, non aspettare la prossima storta. Lavoriamoci su prima con dei lavori di propriocettiva, preventivi e che ti mettono a salvaguardia le articolazioni. Il più semplice consiste nel procurarsi una pallina e lanciarla contro il muro e riprenderla al volo, esercitando in questo caso l'instabilità della caviglia. Siccome non si tratta di un infortunio recente, è molto importante che ti procuri una tavoletta per la ginnastica propriocettiva di caviglia. Questi esercizi puoi eseguirli anche indipendentemente dalla corsa, a casa o in una palestra di fitness. Bene, noi rientriamo, salutiamo Migilio Burrif e lo ringraziamo. Grazie a voi per l'invito. E io saluto tutti, vi do appuntamento a martedì prossimo con Corriamo. Noi appunto corriamo, voi inseguiteci.